FIPCRER Magazine, risultati, classifiche e interviste sui principali campionati dilettantistici dell'Emilia-Romagna. Buongiorno da Simone Mottola. Il campionato di Serie C regionale, Serie D e Serie B femminile, come sempre, sono i campionati che noi seguiamo in questa trasmissione. Siamo arrivati alla terza giornata della Serie C regionale. Novellara batte Arbor Reggio Emilia 70-64, a Carpire Basket Rubiera batte Nazareno Carpi 69-45, a Cento Correggio batte Guercino 61-56, Guastalla batte V San Giovanni Persiceto 81-68, Arena Montecchio batte Castelfranco Emilia 76-74, Castelnuovo Monti Cavriago batte LG Competition 83-65. La classifica vede Cavriago e Rubiera imbattute 3 su 3, 4 punti Castelfranco, Correggio, Montecchio e Nazareno Carpi, a 2 Arbor Reggio Emilia, LG Competition, Novellara, Guastalla, a 0 Guercino, Cento e Vis Persiceto. Girone B, a Forlì Raggi Solaris Faenza batte ICS Forlì 89-70, Pontevecchio vince dal Tedo 68-51, Budrio batte Granarolo 73-71, Flame Bolso Zano batte Gepar Bologna 80-52, Castenaso batte 4 Torri Ferrara 74-49 e a Casalecchio Medicina batte CVD Casalecchio 65-48. La classifica vede imbattute tre squadre, Faenza, Castenaso e Budrio, Pontevecchio e Medicina con 4 punti, Flame Balls, Altedo, CVD, 4 Torri e Gepard 2-0, Granarolo Basket, ICS Forlì. Cos'è successo in questo turno? Cavriago, nonostante la trasferta insidiosa contro una squadra che ha inserito un secondo argentino dopo Mallon, anche Paulig, ha vinto nettamente Cervi 32, una partita sempre in mano alla capolista allenata da degli incerti Tocci. Per quanto riguarda invece Castelfranco, prima sconfitta stagionale in un finale punto a punto, nonostante qualche errore di Grisendi dalla lunetta, Montecchio ce l'ha fatta, 18 per Piuca, 18 anche per Tomesani dall'altra parte. Rubiera è l'altra capolista imbattuta, ha vinto benissimo a Carpi dopo due quarti in equilibrio, nel terzo è andato via, quattro bombe consecutive di Carpi non avevano impensierito la Rubiera, che poi, ripeto, è andata via in scioltezza. Il giovane Correggio vince a 100, 30 punti ancora per il 17enne Mussini, che si mette sempre più in evidenza. Finalmente sorride Guastalla, che batte la Vis Persiceto con 20 punti di Lombardi e 18 di Vanni, mentre Novellara batte l'Arbor nell'ultimo incontro per 70-64. Nel girone B Faenza non scherza, vince netto anche a Forlì con 30 punti di Squarzone, quindi attenzione alla neopromossa, mentre Budrio regola Granarolo proprio negli ultimi secondi con un canestro di Fimiani, molte polemiche su un fallo non rilevato dall'altra parte, 18 spettoli, ripeto, un derby acceso nel suo epilogo. Castenaso fa il suo dovere, batte la 4 Torre Ferrara in una partita condotta dall'inizio alla fine con 18 punti per Masini. La Pontevecchio nella ripresa fa la voce grossa ad Altedo grazie anche alla zona, 17 punti per Sighinolfi, dall'altra parte 15 per Tobia Venturi. Sorridono finalmente i Flying Balls, però quanta paura nei primi 20 minuti, 23 per Mini. Questo è infine Medicina vince a Casalecchio in una gara che ha condotto dall'inizio alla fine. Passiamo al campionato di Serie D, anche qui siamo ovviamente alla terza giornata, partiamo dal girone A. A Calderara Anzola batte Calderara 71-66, Modena batte Salso 58-50, Luzzara vince la Veni San Pietro in Casale 71-66, sul campo degli Stars vince la Salus Bologna 75-68, a Campagnola Voltone Zola batte Showtime 74-66, Fidenza batte Pallavicini 79-57, Pieve batte Gallo 77-53, Magic Parma batte Sampolese 63-58. Classifica: in testa imbattuta c'è solo il College Fulgor Fidenza, poi 4 punti Stars, Showtime, Pieve, Veni, Salso Maggiore, Salus, Voltone, Luzzara e Magic, a 2 Anzola, Modena e Gallo, a 0 Calderara, Sampolese, Pallavicini. Girone B Giorgina Saffi batte International Imola 75-50, Sant'Arcangelo batte Olimpia Casale San Pietro 96-71, San Mammolo batte Massa Lombarda 79-76, Riccione batte Rolling Pigs 75-69, Bellari Giammarina batte Argenta 65-56, Granarolo, Guelfo batte Basket Village Granarolo 61-52,
a Imola, Bau Trebbs al Lazzaro batte Basket 95 Imola 66 a 61. A Bologna Grifo Imola batte PGS Bellaria 65 a 58. Classifica Giorgina Saffi, Grifo, Sant'Arcangelo e Guelfo a 6, Massa Argenta, Bellaria e San Mammolo a 4, Basket 95, Bau Trebbs, Riccione, Castel San Pietro a 2, Granarolo, Rolling Peaks International e PGS Bellaria 0. Direi una giornata assolutamente tranquilla, se non per la sconfitta parzialmente a sorpresa di Massa Lombarda alla Lunetta Gamberini sul campo del San Mammolo 79 a 76. In testa quindi in battute abbiamo la Grifo Imola che ha un po' sofferto sul campo di una PGS Bellaria che ha dato segni di risveglio dopo le prime due partite tutt'altro che positive. Giorgina Saffi ha dato un 25 all'International con una prova di squadra importante, come importante è stata la prova del Sant'Arcangelo contro l'Olimpia Castel San Pietro con 18 di Pesaresi, 18 di Moretti e 17 di Sapone, dall'altra parte 18 di Tassi e 18 di Cilfone. Davanti però c'è anche, attenzione, il Castel Guelfo che ha vinto un po' fatica ieri sera a Granarolo, 17 punti per Rizzoni. Nelle altre partite con un bel finale di caratteri, Bau Trebbs 28 di Saccaro vincono sul campo del Basket 95 Imola, il Bellaria con 20 punti della vecchia quercia Alessandro Angeli batte Argenta. Per quanto riguarda invece il girone A, del quale avremo l'ospite tra qualche secondo, il big match era tra Stars e Salus, ha vinto meritatamente la squadra di Gatti con 18 Bonetti, 16 Barbieri, dall'altra parte Jacobi 15 e Lallan 13, quindi due più giovani, due diciottenni, sono quelli che sono andati in doppia cifra. In testa alla classifica quindi c'è questo sorprendente College Fulgor Fidenza che però ha sfruttato anche il calendario, ha battuto nel posticipo Parma, a Parma dopo due supplementari, poi ha battuto la Pallavicini in casa nella match domenicale. Bene il Voltone, ma ne parleremo tra poco con i nostri ospiti, con il nostro ospite. Pieve batte Gallo facilmente, la Magic Parma batte la Sampolese con 15 punti di Pensotti. Modena si risveglia e ferma la marcia della capolista Salso 58 a 50 con 16 punti di Frilli, questa è una sorpresa, come una parziale sorpresa la vittoria di San Pietro in Casale a Luzzara per 71 a 66, 20 punti per Bartolozzi che si sta confermando la prima punta di diamante di questa squadra, mentre Anzola ha vinto a Calderaro, un Calderaro incerottato con 22 punti di Sciarabba. L'ospite di oggi è Roberto Amanti, allenatore del Voltone Zola Predosa, una formazione praticamente rivoluzionata dall'anno scorso. Buongiorno Roberto. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, avete dato largo ai giovani, sono rimasti praticamente quasi nessuno della squadra l'anno scorso, dopo un inizio difficile con la sconfitta in casa con la Magic in un finale un po', diciamo così, con rammarico, due belle vittorie esterne. Sì, diciamo che forse quella sconfitta ci ha fatto capire quanto dobbiamo stare sul pezzo e per quanto tempo, quindi per tutti i 40 minuti, ci è servita un po' da lezione. Non credo i ragazzi avessero bisogno di un bagno di umiltà perché per quasi tutti è una prima esperienza a livello di Serie D, però diciamo che la reazione c'è stata, direi che è una buona reazione perché due vittorie in due campi sicuramente non facili. Ecco, facciamo appunto il riassunto di ieri, cioè della partita appena giocata con Campagnolo. Ma ieri è stata una partita strana, diciamo che per i primi 20 minuti ci sono stati dei continui botte e risposta, figli sia da parte nostra che da parte loro di esploit personali più che di un gioco fluido da parte del quintetto. E infatti la partita è stata sostanzialmente equilibrata per tutti i primi 20 minuti. Poi dopo l'intervallo abbiamo iniziato sia noi che loro a ragionare un po' più di squadra, sempre punto a punto. Devo dirti la verità, se penso al momento in cui siamo riusciti a scappare, l'immagine che vedo è che loro hanno smesso di fare canestro. Onestamente non c'è stato da parte nostra, noi abbiamo tenuto bene, siamo riusciti anche a reagire mentalmente sul meno 5 che è stato il loro massimo vantaggio a metà del terzo quarto. E il nostro merito è stato quello di tenere bene mentalmente, aspettare l'occasione propizia. Quando loro a 7 minuti dalla fine hanno smesso di fare canestro, siamo riusciti piano piano ad andarcene, a mantenere poi il vantaggio. Tutto lì. Salus, Stars e Salso Maggiore sembrano loro le tre favorite per il primo posto. Tu come la vedi?
Alla lunga sicuramente sì, devo dire però che ho visto che Salso ha perso in casa di Modena l'ultima, quindi anche loro sicuramente in questo momento non sono quello squadrone imbattibile che tutti dicono. Onestamente queste tre dovrebbero essere le tre che alla fine si giocano i primi tre posti, sinceramente, però guardando un'occhiata alla classifica adesso davanti c'è solo Fidenza, quindi viviamo il momento e vediamo andando avanti che cosa succede. Chiudiamo ricordando che Voltone e Monte San Pietro sono praticamente la stessa realtà, ce la puoi rapidamente raccontare? Certo, è un progetto pluriennale che è nato l'anno scorso, appunto, in collaborazione tra Voltone e Monte San Pietro. Il Monte San Pietro aveva un settore giovanile, ha un settore giovanile importante, ha un mini basket con numeri importanti. Il Voltone aveva una struttura e un livello, una categoria nella quale il Monte San Pietro poteva testare il gruppo di giovani buoni, di talento, a cui sicuramente la promozione stava stretta. Direi che l'unità di intenti assolutamente c'è e i primi risultati si cominciano a vedere, diciamo. È una collaborazione che io mi auguro vada avanti ancora per tanto, si lavora bene, si lavora, ripeto, in massima unità di intenti e questo credo sia il modo migliore per far vedere anche al gruppo di ragazzi che alleno che alle spalle c'è una società compatta. Un grazie a Roberto Amanti, ospite allenatore del Voltone Zola Predosa, e noi passiamo alla Serie B femminile, che qui si è giocato soltanto la seconda giornata. A Parma Lugo batte Magic Rosa 36-34, Valdarda batte Visservia 76-65, Mateplast Bologna batte Valtarese 66-38, Cavezzo batte Fortitudo Rosa 74-22. In classifica con due vittorie su due partite c'è Valdarda Fiorenzuola e Faenza Lugo, perché poi la società si chiama Lugo ma in realtà è Faenza. Poi con due punti Mateplast Progresso Bologna, Valtarese, Magic Rosa Parma e Cavezzo. A zero Cervia, BSL Salazzaro che riposava e Fortitudo Rosa Bologna. Andiamo a vedere il prossimo weekend, che addirittura inizia di giovedì con l'anticipo tra Riccione e San Mammolo alle ore 21, quindi c'è già un anticipo di Serie D girone B giovedì sera. Venerdì si gioca solo in Serie D, c'è Sampolese Pieve, Stars Magic, Pallavicini Gallo e Voltone College Fulgor Fidenza. Nella Serie D girone B giocherà Bautrai Bellaria, Guelfo Basket 95 Imola e Rolling Pigs Monterenzio Giorgina Saffi. Le gare di sabato, ovviamente ci sarà più spazio per la Serie C regionale nel girone A: Re Basket Guercino, Nazareno Novellara, Correggio LG Competition. Nel girone B: ICS Altedo, Quattro Torri Ferrara Budrio, Ponte Vecchio Medicina, Gran Rolo Flying Balls. Serie D girone A: Anzola Veni. Serie D girone B: Grifo Argenta, International Imola, Basket Village Gran Rolo, Olimpia Castel San Pietro, PGS Bellaria. Chiudiamo con le gare in programma domenica 27 ottobre: Serie C girone A: Visper Siceto, Montecchio, Arbor Reggio Emilia, Guastalla, Castelfranco Emilia, Cavriago, che è chiaramente il big match. Serie C girone B: Raggi Solaris Faenza, CVD Casalecchio, Gepard Castenaso. Serie D girone A: Salus Bologna, Calderara, Luzzara, PSA Modena, Salso Maggiore, Showtime Campagnola. E Serie D girone B: Massa Sant'Arcangelo. È tutto quindi per quanto riguarda la puntata di oggi di Fipcrer Magazine. Come sempre ci sentiamo tra 7 giorni. Fipcrer Magazine, risultati, classifiche e interviste sui principali campionati dilettantistici dell'Emilia-Romagna.